l'ho fatto credo molto di recente, io ho espresso una posizione molto chiara sull'Università di Agrigento e sul consorzio universitario. È un patrimonio che noi non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo perdere. Se però immaginiamo che per non perdere questo patrimonio sia sufficiente piangere, e dire Agrigento non può perdere il proprio polo universitario, ci troveremo in compagnia di una serie di città che ospitano poli universitari decentrati, sede universitarie decentrate, che piangeranno e diranno: ma perché Agrigento sì e noi no? E allora l'unica ragione che rende eccezionale la nostra proposta culturale della nostra città è quella che riguarda la possibilità, essendo di frontiera, essendo la provincia dove c'è Lampedusa, essendo una grande provincia di accoglienza, di studiare dal punto di vista storico, dal punto di vista delle lingue, dal punto di vista delle religioni, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista financo botanico dell'agricoltura, il Mediterraneo e il tema delle migrazioni dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sanitario. Cioè trovare una vocazione. Ricordo a tutti che la vocazione sui beni culturali, 2 decenni fa, fu il movente primo. Fu la ragione essenziale sulla quale si edificò l'idea del consorzio universitario di Agrigento. Fu su una vocazione che erano i beni culturali. Sembra esaurita non perché non ci sono più beni culturali, ma perché sul piano del mercato universitario evidentemente non regge da sola quella vocazione. Si è esaurita quella vocazione. O l'università di Agrigento trova una nuova vocazione. Oppure non ci sarà in un tempo di spending review, in un tempo di tagli alla spesa, una specialità agrigentina, se non la troviamo noi con una vocazione, e la storia ci offre un peso, che è quello di dover affrontare questo flusso delle migrazioni, essendo noi terra di primo impatto, e dobbiamo avere l'intelligenza, l'acume di trasformare questo peso in opportunità. Non si fa. No, no, io penso ad una vocazione scientifica trasversale dal punto di vista degli insegnamenti che abbia come missione quello di approfondire il tema delle migrazioni e del Mediterraneo e che potrebbe essere essa sì, questa vocazione, ragione attrattiva di importanti finanziamenti e anche di grandi studiosi che possono avere interesse culturale e ragione per venire qua. Mentre non credo allo schema antico. Siccome ad Agrigento c'è il ministro, bisogna trovare i soldi. Non si trovano così. Allora, il mio intendimento è quello invece di fare da un minimo di coordinamento, grazie alla mia posizione istituzionale in questo momento, che possa consentire di attrarre interesse su questa tematica. Dopodiché, vi devo dire che sono anche ottimista. Perché il lavoro iniziale fatto con l'Università di Palermo e con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità, il Ministero degli Esteri, lo stesso Ministero dell'Interno che ha una competenza per quanto riguarda l'accoglienza in materia di immigrazione, mi ha lasciato ben sperare sul fatto che si possa realizzare una convergenza sull'università. Io, come sempre, metterò la faccia su questa vicenda e mi impegnerò al massimo. Spero anche di poter essere determinante nel portare a casa il risultato, ma l'impegno ce lo metterò tutto e fino in fondo.